La quinta pubblicazione del filosofo Giuseppe Adorno, La determinazione sociale dell'individuo. Il ruolo della filosofia in tutto questo. Guardi, il ruolo della filosofia non solo in questo, ma in ogni ambito sociale emerge oggi più che mai, perché sappiamo benissimo che non si può essere ingegneri senza una riflessione sul fondamento, si può essere solo dei tecnici. E così un grande medico, per parafrasare Platone, è tale solo quando ha il rispetto dell'altro, ha permeato l'umanità e non pone l'altro in soggezione, altrimenti diventa, per usare le parole di Platone, schiavo, medico di schiavo, nel senso che va a sentenzia, osserva, ma non ha rapporto umano. Anzi, rapporto umano che è tanto importante in società che il professore Cocchiarella, scienziato di chiara fama mondiale, ha avuto incarico di trattare questo argomento ad una platea dell'Indiana University, insieme al professor Mayer ed altri famosi studiosi, diciamo, a livello internazionale. E proprio in questa occasione ha letto quelle che sono le riflessioni che i miei alunni hanno prodotto sulla mia lezione. Quindi Benevento si è posta, diciamo, ha avuto possibilità, grazie al professor Cocchiarella, di avere una risonanza internazionale. Proprio quest'umanità come riconoscimento dell'altro è alla base del superamento delle contraddizioni, contraddizioni che chiaramente emergono non appena ciascuno volesse dare spazio solo alle proprie esigenze, esigenze che vanno controllate, valutate, filtrate dall'intuito, dalla ragione, nel rapporto con l'altro e aggiungo, possibilmente con la sensibilità che riesce a creare questo, direi quasi cosmo, nel quale il soggetto possa vivere e realizzarsi. Libertà che invece, senza un riconoscimento dell'altro, si pone in termini sciolti, assoluti, sganciata e quindi non può essere né individuata scientificamente né proposta concretamente in termini da essere individuata. A questo proposito ho affrontato l'amicizia, che il lavoro presenta in modo alternativo, non come positiva, ma prima nella sua accezione negativa. Se amicizia è vista un rapporto di gruppo che esclude altri gruppi, ecco siamo all'inizio della lotta rispetto agli altri, della paura dell'altro, la paura del diverso, la paura di colui che può essere pericoloso per noi. Invece, una volta permeato l'altro con scientificità, in questo è possibile che l'amicizia emerga come aumento di quelle emozioni, di quelle sensazioni, di quelle possibilità che ci fanno essere e vivere con gioia. Ma certo, alla base deve esserci un discorso di rispetto con l'altro che supera in uno sia il capitalismo del quale stiamo vedendo gli effetti, sia il socialismo del quale gli effetti abbiamo già visto, e sia la stessa solidarietà che non fosse fondata su un discorso critico, razionale e scientificamente individuato. Ecco, quindi come ne usciamo dal conflitto tra io ed io di masse? Nel libro è presente proprio anche il discorso tra io e io di massa. Io ho notato, perché il libro poi si è sviluppato sulle osservazioni concrete. Una volta ero ad una festa, ad un concerto, e ho visto persone che urlavano insieme e mi è venuto proprio questo dubbio di imporre il proprio sé con la massa. Ed è ancora più pericoloso, perché l'io porta all'individualismo, ma quando diventa di massa moltiplica se stesso. Proprio per rompere questo io e questo io di massa, c'è bisogno del riconoscimento dell'altro. A chi consiglio il suo libro? A tutti, spero veramente tutti, perché ne abbiamo bisogno. E poi non è un discorso di democrazia, di aristocrazia o di monarchia passata, perché, come diceva Aristotele, il libro tratta la possibilità di vivere in società. Quindi, certo, se non tutti possono capire questo, che almeno capire di porsi in rapporto agli altri con umanità e con disponibilità, almeno che una maggioranza possa fare da base all'esplicazione di tutti. E infine, qual è stata la reazione dei suoi studenti? A proposito degli studenti, ho avuto veramente una soddisfazione enorme quando ho visto che alla presentazione ci sono stati interventi che sono andati oltre quello che avevo detto e mi hanno costretto a filosofare ancora. Tant'è che ho fatto i complimenti ai tre studenti dicendo innanzitutto di non esaltarsi perché hanno fatto una cosa brillantissima. E comunque li ho ringraziati perché mi hanno costretto a filosofare di nuovo dopo tanta filosofia. Anzi, proprio oggi ho aggiunto uno dei passi che mi hanno costretto a pensare, a ripensare. Veramente sono meravigliosi.